Uè, ragazzi, e bentornati nel rapporto di Stato Casa Base del 3 marzo 2020. Preparatevi a salvare il mondo con stile, comandanti. Diamo un'occhiata alle novità di questa settimana per Salva il Mondo. Oggetti estetici, costumi e dorsi decorativi. Mettetevi in gingheri con costumi e dorsi decorativi, ora disponibili nell'armadietto di casa base. Inoltre, l'armadietto di casa base ora viene salvato indipendentemente da quello di battaglia reale, in modo che le modifiche apportate in una modalità non incidano sull'altra. A volte l'efficienza non è tutto, a volte quel che conta è lo stile. Direttore Rix. Come funzionano costumi e dorsi decorativi? Ora potrai usare l'armadietto di Salva il Mondo per selezionare qualunque costume e dorso decorativo che possiedi in battaglia reale e usarlo su qualsiasi eroe che usi come comandante. Vuoi usare un costume con rarità minore? Nessun problema, l'aspetto degli eroi non è più vincolato alla loro rarità attuale. Potrai selezionare qualunque stile che hai già sbloccato. Perciò, se usi un eroe leggendario di livello 5 come Ramirez, soldato soccorritore, potrai selezionare qualsiasi rarità e livello inferiori nel tuo armadietto. Preferisci l'aspetto originale del tuo comandante? Nessun problema, l'aspetto predefinito del tuo comandante per eroi e dorsi decorativi è sempre disponibile ed elencato per primo nella sezione del tuo armadietto. L'aspetto cambierà quando passi da un equipaggiamento all'altro, dato che non puoi avere due eroi con lo stesso aspetto. E gli oggetti estetici reattivi? Casa Base sta ancora lavorando al supporto per gli oggetti estetici reattivi. Alcuni oggetti rispondono a fattori senza equivalenti in Salva il Mondo e quindi non possono funzionare, come ad esempio Stratus e il suo dorso decorativo Zaino Tracker. Intendiamo comunque creare funzionalità parallele ogni volta che c'è possibile. Attenzione, attenzione, un altro arco, arco nubifragio, tutta la potenza dello steampunk in forma di arco. Elimina abietti per rilasciare una devastante nube di vapore. Sarà disponibile nel negozio settimanale dal 5 marzo all'1 ora italiana all'11 marzo fino a mezzanotte ora italiana. In più, Genesis e bugio da guerra, lo avevamo già visto, il suo vantaggio standard aumenta di 1 le cariche massime della granata frammentazione, mentre il suo vantaggio comandante aumenta di 4 le cariche massime della granata frammentazione e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 6 marzo all'1 ora italiana fino al 3 aprile. Una piccola novità, lama spia. Apri questo nuovo lama e raccogli la potenza del nuovo set armi spia. Nota, qualunque biglietto rimasto sugli account dei giocatori al termine della stagione verrà convertito in lama spia. Ricordatevelo bene, raga. Incarichi evento Wargames. Ciascun tipo di simulazione Wargames offre un incarico non ripetibile con biglietti evento e uno standardo unico come ricompensa per sfoggiare i tuoi successi. Ecco le sfide della settimana. Abbiamo stregato, annulla la maledizione o preparati al peggio, e invasione. In questa nuova simulazione Wargames non ti conviene farti trovare nel mezzo quando il laser si attiva. Sfoggiate i vostri costumi migliori, comandanti, ci vediamo in gioco. Infine, le solite correzioni dei bug. I giocatori non potevano raccogliere oggetti usando il tasto interagisci, finalmente patchato. I giocatori non potevano rianimarsi durante una condizione di atterramento non mortale. Croce direzionale e le vette analogiche del controller Xbox non rispondevano più ai comandi dopo essere entrati nella scheda armeria. L'interfaccia utente non rispondeva più ai comandi dopo aver aperto il menu social amici e aver aperto l'interfaccia utente inventario impostazioni. Quindi quei bug, diciamo quelli più fastidiosi, sono stati finalmente risolti. La parte interessante secondo me di questa patch, tralasciando l'armadietto e le skin, che sì, è tutto figo, comunque non è una mia priorità, non è una cosa che mi interessa particolarmente, comunque la cosa che mi interessa particolarmente sono i lama. Questo nuovo set, ho già visto gli eroi, ho già visto le armi, molto interessanti. Come vedete, Buzz sotto copertura ha il vantaggio standard che riduce i recuperi dei gadget del 20%, quindi della botta di adrenalina, delle overtorrette, piuttosto che il bombardamento, l'approvvigionamento, piuttosto che il campo lento, il teletrasporto. Mentre il suo vantaggio comandante riduce i recuperi dei gadget fino al 50%, raga, è tantissimo. Quindi qualsiasi cooldown di qualsiasi gadget possiamo diminuirla della metà. E queste sono le armi di questo evento, progetti spia. È il set, diciamo, quello che noi abbiamo sempre chiamato il set militare 2.0. Lo avevamo visto in un episodio di Salva Mondo che vorrei tantissimo tempo fa. E che dire, sono curioso di provare tutte queste armi. Non vedo l'ora di provare queste armi insieme a voi, vedremo come si comportano in game. E che dire, per ora vi invito solo a lasciarmi un bel like, io mi metto subito al lavoro per mostrarvi le prime armi. Da Kino è tutto, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!
I wish to stay.